tutto è pronto, dice il signor Barozzi. Allora inizia in questo momento il match. Rodrigo Palacio che mette in movimento Coutinho. Attenzione, subito la palla in profondità per Milito. È bravo però Guglielmotti ad andare in allungo per toccare all'indietro a Castellazzi. Era una palla preziosa quella di Coutinho. Attenzione Longo, è la prima opportunità, questo tiro che termina alto. Buona la giocata in profondità al minuto 9, il primo tiro verso la porta lo effettua Samuele Longo. Cristian Chivu, cambiasso, 10 minuti di gioco. Palla che viene portata avanti da Chivu con un buon pelo d'erba, apre largo sulla destra per Zanetti. Profondità dettata da Palacio, attenzione, può andare al cross, palla dentro, arriva Diego! Beh, questa è un'azione facile, 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 facile. Andiamo a rivedere il tocco di Zanetti per il movimento di Palacio. Palacio colloca il pallone con scritto spingimi in porta. Niente da fare per Castellazzi, è un giochetto per Diego Milito. Il Guaro cambia tutto sul fronte sinistra per la percussione di Mbaye che prova ad andarsene in allungo. Attenzione, entra in aria, è atterrato, è implacabile. Il fischietto di Barozzi dice che è calcio di rigore. È decisamente bravo Roberto ad accelerare e a costringere Guglielmotti all'errore. Milito contro Castellazzi, parte il tiro, spiazza letteralmente. Allora siamo al 2-0, doppietta di Diego Milito. Al minuto 10 e al minuto 15 sfrutta questa opportunità dagli 11 metri. E siamo sul 2-0. Buono l'inserimento di Cambiasso, potrebbe caricare il colpo, allarga per Coutinho, posizione regolare, attenzione Coutinho che la va a piazzare, ci vuole una grande parata di Castellazzi che evita il terzo gol. Però Cambiasso, Zanetti, vediamo se cerca l'affondo personale, certo che sì, salta l'avversario, entra in area della linea di fondo, c'è pericolo potenziale ma poi riesce a chiudere con efficacia Cannataro. Riparte ancora una volta l'azione, parità gradevole, già due occasioni importanti trasformate in gol, una invece vanificata dal gesto di Castellazzi. Guarin prova il colpo dalla distanza, li ha questi colpi Roberto, Freddy Guarin. Calcio di posizione battuto a sorpresa da Cambiasso per Zanetti, Milito non riesce, Castellazzi come può mette il pallone in calcio d'angolo e sarà il secondo tiro dalla bandierina. Coutinho pronto ad andare a batterlo dal lato opposto rispetto a quello della battuta precedente. Rapidissimo Cambiasso a battere questo calcio di punizione, ha sorpreso la difesa arancia, un po' di affanno per liberarsi in questa circostanza. Dalla bandierina Coutinho, in corsa breve, palla morbida centrale, era un invito a nozze questo. Livaia va in 1-2 con Garritano, Garritano per Romanò, si difendono bene i verdi costringendo solo a giocate orizzontali, quando provano a verticalizzare come in questo caso trovano i verdi nel recupero del pallone. C'è Zanetti che recupera l'ennesimo pallone, Palacio che parte palla al piede, l'apertura per Coutinho, adesso si sviluppa, quattro che attaccano con il movimento di Zanetti che può andare al tiro, vediamo, palla per Guarin e la conclusione alta, conclusione alta, pericolosissima, è una palla gol questa. Attenzione Palacio, buona la verticale di Milito, però bisogna andare a prendere al centro quel pallone, colpo di tacco per Coutinho, anche un po' di delizia per Palatifini. Coutinho ci prova e Castellazzi deve mettere il guantone ancora una volta. Applaude il pubblico e ce n'è motivo in questo pomeriggio qua a Pinzolo. Parte Zanetti, apertura, il movimento di Zanetti crea spazio per Palacio che riceve, cerca di andare sul fondo per il cross e un tiro cross troppo forte e non è riuscito a metterlo dolce questo pallone al centro e quindi imprendibile per Diego Milito. E l'arbitro è implacabile, comanda la fine della prima parte. Parte Guarin, cerca il tiro forte con i pugni, si oppone Perez, Milito che recupera ancora il pallone, palla per Coutinho, azione ancora viva per i verdi con Palacio che allarga per Zanetti. Zanetti contrastato da Benassi, cerca l'affondo sulla destra, lo salta, è pronto ad andare al cross, parte la traiettoria verso il centro, Milito! E qua è da capire se è autogol o se riesce con il petto, forse è proprio autogol perché se la ride Diego. Rivediamolo con la ripetizione dal basso, il cross, sì, è proprio Ranocchia che di testa interviene anticipando ma mettendo alle spalle di Belez e quindi siamo sul 3-0. Non è Palacio per Milito, ne ha contro due, cerca di liberarsi, se ne può andare solo verso la porta, attenzione Milito! Pretende di saltare Belez che è quasi due metri con un pallonetto.
ancora il guaro per Pupi, che se ne può andare di gamba veloce. Eccolo qua che è inseguito senza essere preso da Livaia, guadagna il fondo, il cross al centro, Ranocchia lontana, impressionante. Si gioca veloci, si cerca di andare rapidi verso la porta avversaria con Milito e Pupi sulla corsia di destra. Arriva a rimorchio il Cucciu, pronto a essere servito, potrebbe caricare il destro, palla dentro per Milito. Ancora una volta ci prova con questo lob a scavalcare, questa volta cercando il pallontano. Big Belez, palla che termina fuori, ma applausi del pubblico. Un errore in mediana fa partire un 3 contro 3 con Milito, con Guarin, con la palla dentro per Palacio. Eccolo qua Rodrigo, va a contrastarlo proprio ancora una volta Davide Guglielmotti con la palla che termina in calcio d'angolo. Dalla bandierina Wally di testa va più alto di tutti, ma è alta anche sopra la traversa la sua girata verso la porta di Belez. Attenzione Zanetti, attenzione pericolo, palla dentro, la porta è vuota, Palacio, il miracolo di Belez, ancora la doppia girata di Rodrigo Palacio e la grande risposta di Vid Belez. Che reattività Vid! Romano cerca di far sviluppare l'azione sulla destra con Guglielmotti, ancora Romano. Il tocco è all'indietro con Palacio che va subito in pressione alta e ruba il pallone. Attenzione, l'esperienza di Palacio che può presentarsi ancora una volta. Ormai è una sfida, Roberto, tra Rodrigo Palacio e Vid Belez. È un uno contro uno. Lungo, è solo e ancora una volta Belez ipnotizza Samuele. Silvestre che mette fuori questo pallone che va con grande qualità Samuele Longo a portare via in anticipo all'avversario. Adesso deve entrare in area, si ingamba e favorisce l'intervento in chiusura con la palla che termina in calcio d'angolo. Adesso gli arancioni provano a imbastire un contropiede, 1, 2, 3, 4 contro 4, attenzione, vediamo se si sviluppa veloce la manovra con un lancio dentro per Pazzini, Bardi in uscita. Centro area Longo, Palacio, anche Silvestre oltre a Livaia. Parte la rincorsa di Coutinho, palla tesa, Belez con i pugni. Vediamo proprio loro che avanzano, vediamo se riescono a fare un gol da qua alla fine. Ci provano con questa palla dentro, il tentativo in allungo da parte di Roberto Ngunseye, ma non ci può arrivare. E l'arbitro che guarda il cronometro dice che basta così. Finisce con la vittoria per 3-0.